pensato di regalare a un nostro ascoltatore i gadgets di M2O, in questo caso un box molto, molto ricco. L'M2O box contiene il cappellino di lana, il mousepad di Pizzo, il calendario con le donne nude, il portapass senza le chiavi, gli stickers, famosi adesivi, che è una cosa rara. Indovinate chi è il nostro vincitore di oggi? È Luigi, che forse voi, a voi ascoltatori non dirà niente, ma io conosco tutti i miei ascoltatori uno per uno. Ho un'agendina a casa con i numeri di telefono di tutti i miei ascoltatori. Luigi! Ciao Alba, ciao a tutti! È vero? Io sentivo più che altro la necessità di aggiornare il mio armadio, quindi il cappellino. Ma tu dimmi che non hai gadget di M2O, dimmelo, no, bugiardo! No, ce l'ho, secondo me sono stato il primissimo, difatti manco da un anno. Ma perché tu sei venuto di persona a ritirarli, mentre esatto, non hai mai partecipato a questo gioco, perché il regolamento dice, se un ascoltatore ha già partecipato, quanto tempo deve passare Ginger? Allora, un anno il playwit. Un anno? Sì. Un anno? Lui non ha mai partecipato? No. Dato che con lui avevamo fatto un baratto, ci ha portato molta roba. Cosa ci hai portato, Luigi? La pasta? La pasta, cioccolata, sì, limoncelli vari. Vabbè, adesso noi ti aspettiamo appena... Aprono le frontiere, le regioni, il 3 aprono, quindi noi il 3, domani il 2, dopodomani sei qua, giusto? Comunque vedi la casualità, oggi 1 giugno, 1 aprile 2019 nasceva MDO, oggi 1 giugno, diciamo il primo porta fortuna. Direi di sì, insomma, anche a te. Poi tu sei il numero uno, quindi. Ma sei troppo gentile. Dovete sapere che Luigi sa più cose di me di quante ne sappia io. Cioè, io non mi ricordo delle cose. Quando mi ricordo cosa mi chiedo a Luigi. Certo, comunque in questa quarantena time ho avuto modo di aggiornare tutte le nostre, diciamo così, statistiche, tutti i dati. M2O è diventata M24 in pratica con me, che sarà 124 ore al giorno. Grande, grande Luigi, sai che noi ti vogliamo bene, e il fatto che tu abbia ancora questa passione per la radio, nonostante poi tu sia diventato un ometto, ti sei laureato, sei un avvocato. Sei avvocato, no? Non praticante, però sono non laureato. Perché perdi tempo con me? Per quello che non faccio. Devi smetterla. Vabbè, Luigi, ti abbraccio forte, sono contento di averti sentito. Spero... Un abbraccione a tutti quanti. Senti, noi, spero... come sempre per la prima volta. Spero che il governatore De Luca ci faccia venire in campagna senza ostilità. Ecco, so. Infatti, lui aveva il lanciafiamme qua. Io ho un po' paura, però ci proveremo. Anche io. Un abbraccio, Luigi. Ciao, ciao grazie, ciao.